Anche perché poi c'è un po' di ritardo. Eccoci qua, siamo già in diretta. Controllo se tutto bene, se tutto a posto, che ho sempre l'ansia che qualcosa non vada. Ansia come si dice, tecnologia, no? Perfetto, perfetto, molto bene. Eccoci qua. Adesso ancora non c'è nessuno, stanno tutti arrivando, perché poi c'è qualche minutino di ritardo da StreamYard a Facebook. E io sono qua con il nostro super mega direttore scientifico, Doc Giuseppe Gianfrancesco. Ecco, c'è già qualcuno che arriva. Con StreamYard non vi vedo, almeno non so se ci siete, vedo solo che qualcuno c'è. Quindi grazie Amanda, intanto vedo te. Quindi scrivete il vostro nome nei commenti, salutate, fateci un cenno per dire che ci siete perché mi fa piacere. Molti mi hanno scritto anche, mi hanno risposto al messaggio dicendo che avrebbero fatto una capatina, quindi sono felicissima di vedervi e so che sarete numerosi. Quindi mettete il vostro nome, mettete un ciao ciao, una manina, qualcosa, così insomma vi salutiamo volentieri. Ecco, intanto c'è anche la Roberta che tra un po' farò entrare, intanto che introduciamo le cose, la nostra ospite di stasera. Mariangela, ciao, ben arrivata a tutti. Quindi, come dicevo, siamo qui per questa serata di presentazione del nostro evento, di cui io e Giuseppe Gianfrancesco siamo davvero orgogliosi, fieri, non so neanche questa volta come definire questo nostro sentimento nei confronti di questo evento, perché adesso intanto saluto Chiara, Alessia, Loredana, Marina, bello bello vedervi così numerosi e quindi sono felicissima. Vi dicevo, vi volevo prima di raccontarvi qualcosa di più sull'evento e farvi anche arrivare un po', di informazioni e anche per coloro che ci saranno, perché vedo qua diverse persone che so che saranno presenti e sarò felicissima anche di conoscerle di persona, perché molte persone non le ho ancora proprio strinte o conosciute davvero. Però appunto noi parlo a nome, diciamo così, di con noi perché mi sento veramente coinvolta quest'anno nell'organizzazione come anche l'anno scorso, ma Giuseppe Gianfrancesco è la quarta edizione che organizza, quindi ormai è un super veterano di questo evento e io mi sento davvero coinvolta perché è stato una dei convegni, il primo al quale io ho partecipato, è stato uno dei più belli ai quali io avessi mai partecipato. Cioè, quando sono venuta a casa da quel convegno lì, che era 2018-17, adesso non ricordo mai il primo, che data. È stato talmente interessante, coinvolgente, istruttivo, motivante, divertente, non lo so neanche. Ciao, ciao Laura, ciao Alessia, che sono arrivata a casa e ho scritto subito una mail a Giuseppe ringraziandolo perché era stato, io non lo conoscevo, era stata una cosa proprio che mi aveva colpito, no? E quindi poi lui è venuto, ci siamo conosciuti e da lì poi è cominciata la nostra collaborazione su tanti fronti. Devo dire che adesso siamo un po', non so come ci possiamo definire, io e te, Giuseppe. Vabbè, insomma, abbiamo stretto un patto di collaborazione su mille sfere, proprio di creatività, di produttività, di diffondere il benessere, di diffondere anche l'allegria nel benessere, la leggerezza e il coinvolgimento anche da un punto di vista proprio non soltanto insomma, nella formazione seria fatta bene, ma anche in una formazione più leggera, più pratica. Insomma, portando la nostra esperienza, no? Questo anche per tutto quello che riguarda i nostri corsi che stiamo facendo con Accademia del Naturale. Quindi, insomma, tutti voi che siete qui direi che ci conoscete. Saluto anche Francesca, ci siamo sentite prima. Giulia, ciao, Caterina, che bello, siete in tanti. E quindi io adesso passo un attimo la parola a Giuseppe perché appunto quest'anno, come poi anche tutti gli altri anni, ha questo ruolo importante di direttore scientifico, quindi lui proprio si è occupato della scelta dei nostri relatori, di trovare, diciamo, le aziende che ci hanno dato un sostegno, un supporto, delle aziende che quest'anno veramente sono state molto generose nella collaborare, nel darci un supporto anche da un punto di vista di materiali, di una didattica di qualità, con dei relatori
che hanno davvero tanto da raccontare, anche in termini proprio di novità scientifiche, ma soprattutto di un approccio interessante anche verso il paziente o il cliente a seconda di chi sta operando, no? Quindi lascio a Giuseppe l'onore di raccontarci qualcosa in più, di presentare. Poi anticipo che tra un po' avremo un ospite che è appunto uno dei relatori, una ospite, che parlerà, ci dirà qualcosa del suo intervento. Quindi intanto ti lascio partire. Anche perché la nostra ospite sarà l'ultima relatrice, quindi la teniamo proprio come ciliegina sulla torta quando arriverà qui. E intanto lascio parlare te, così ci racconti un po' di novità. Ok, Tanto io innanzitutto saluto. buonasera a tutti e vi ringrazio di questa partecipazione a questa piccola diretta informativa su quello che saranno poi le tematiche che ascolterete dal vivo il 21 di aprile 2024. Come ha ricordato Silvia, questa è la quarta edizione, anzi la quinta, però la prima non era stata, diciamo, annoverata tra, diciamo, il focus principale che era l'equilibrio armonico del pianeta umano, però ne abbiamo fatte cinque. Questa quindi è quella, diciamo, un pochino più sentita, nel senso che innanzitutto la preziosissima collaborazione di Silvia, come già era successo anche l'anno scorso, però quest'anno proprio siamo stati i due cardini principali sui quali abbiamo, diciamo, sviluppato quelle che sono le tematiche, l'organizzazione. Devo ringraziare la segreteria di Accademia Naturale che si è spesa in maniera esemplare su Abbiamo delle questa. segretarie qui che... Esatto. E quindi quest'anno sono stato molto contento di aver annoverato dei docenti e soprattutto delle persone di alto spessore, sia scientifico che umano. E quindi un'altra cosa molto importante, quest'anno io ho voluto fortemente una partecipazione attiva dell'Associazione Nazionale Tumori, quindi dell'ANT. Questo perché? Perché penso che chi si occupa di salute, di benessere, abbia sempre ben presente quello che è una visione legata a chi veramente soffre. E diciamo tutti i giorni, quotidianamente, cerca di tenere acceso un lumicino della speranza. E quindi anche i professionisti della salute possono avere, diciamo, uno sguardo un pochino più specifico su quelle che possono essere delle modalità nel cercare di contrastare, per quanto sia possibile, tutto quanto quello che lievita intorno al malato oncologico. Quindi avremo a disposizione, oltre ai tavoli degli sponsor che ci hanno sostenuto, e ne abbiamo veramente diversi, che personalmente io ho selezionato, soprattutto per quanto riguarda quello che saranno i temi inerenti allo svolgimento del convegno, e avremo proprio un corner dedicato all'ANT, dove gli astanti, quindi le persone che naturalmente seguiranno il convegno, possono eventualmente fare la loro donazione gratuita, diciamo non è obbligatorio, però se uno volesse fare della beneficenza finalizzata proprio al sostegno dei pazienti oncologici e dei loro familiari, questo sarebbe veramente un bel gesto. Quindi ho avuto un'ampia disponibilità dall'Associazione di Bologna e quindi in quella sede lì avremo anche questa possibilità di poter donare in maniera attiva e soprattutto sapendo che i nostri denari andranno effettivamente a un'associazione che da oltre 30 anni si occupa di queste tematiche. Quindi questa è la prima cosa importantissima. Questo lo dico perché voglio svelarvi, diciamo, una piccola anticipazione. Silvia non me ne vorrà, me ne abbiamo già parlato anche io e lei. Siccome siamo in previsione, anche, diciamo, stiamo già lavorando per quanto riguarda il convegno del prossimo anno, quindi quello che sarà il 2025, diciamo che le tematiche legate al mondo del benessere, del naturale, della naturopatia in ambito oncologico, quindi sarà una di quelle, diciamo, possibilità che noi avremo proprio di poter portare nuovi studi, nuove conoscenze, professionisti che parlino esattamente di quella che è la complementarietà proprio delle medicine funzionali in questo ambito. Detto questo, i Diciamo relatori che abbiamo. un'anticipazione, Eh sì, questa non me sì, ci tenevo l'aspettavo. Va bene, va bene.
Ci tenevo proprio a dirla perché io personalmente, diciamo, ne vedo tantissime. Tu pensi che oggi non so quanti test ho refertato per quanto riguarda la genetica del microbiota, quindi ti posso Ah, garantire wow! che ci sono tante cose Abbiamo che sono. proprio anche un intervento su questo, tra l'altro, super Assolutamente, mega interessante. assolutamente. E anche di questo la nostra prima relatrice è la professoressa Quercia, che diciamo è stata una cofondatrice di quello che è la startup università dell'Università di Bologna per quanto riguarda la sequenziazione genomica del microbiota intestinale e del microbioma. E quindi illustrerà proprio quelli che sono gli ultimi studi scientifici, le possibilità di applicazione che possono derivare dall'ausilio di questo test, compreso anche l'ultimo che è stato messo diciamo, in linea, che è quello legato all'ambiente vaginale, quindi un test specifico per quanto riguarda proprio il benessere femminile. E qua, diciamo, per quanto riguarda anche tutte quelle che sono le prevenzioni o le previsioni, purtroppo a volte subdole e nefaste, che sono mascherate dietro una non corretta, diciamo, valutazione dell'insieme microbico vaginale, possono poi scaturire in quelle che sono delle disarmonie abbastanza importanti. Quindi anche questo, come strumento preventivo, anche qua la naturopatia gioca un ruolo determinante, soprattutto perché l'ausilio di molti supporti a livello naturopatico, di scienze naturopatiche, comprese anche quelle tecniche manuali, naturalmente in accordo con il curante, possono veramente dare dei sollievi importanti. Quindi ci illustrerà la professoressa Quercia tutto quanto quello che è legato al non conoscimento, alla non conoscenza di questi test. E non saranno delle lezioni accademiche, quindi non soltanto agli addetti ai lavori, ma saranno proprio fruibili anche da chi non si occupa specificatamente, professionalmente di salute, ma anche, diciamo, quelli che saranno gli auditori che quest'anno abbiamo voluto assolutamente avere come partecipanti attivi. Questo è il primo intervento, ne seguirà un altro molto importante. Quest'anno ho avuto il piacere di poter ospitare il dottor Carloni, che è un omeopata molto attivo e soprattutto molto, diciamo, centrato su Anche quello che è orgogliosa proprio della sua presentazione. una nuova branca che abbraccia proprio l'aspetto naturopatico nel senso, diciamo, più largo del termine, sulla fitoembrioterapia, legata soprattutto alle variazioni che ci sono nell'ambito del pH, quindi tutto quanto quelle che sono le acidificazioni tissutali che possono dare un sacco di problematiche dove l'oligoterapia catalitica, dove la riflessologia plantare, dove la gemmoterapia, dove la fitoterapia o l'erboristeria possono giocare un ruolo chiave, questa è un'altra chiave di lettura che il professionista può avere a disposizione. Quindi questo sarà un intervento molto molto centrato, molto bello da seguire. Lui è un professionista, diciamo, di peso, di calibro, ma non soltanto da un punto di vista professionale, ma proprio anche umanamente. E quindi tutti i nostri relatori, prima di tutto, come piace dire a me, sono i miei bambini, ma sono delle persone. Ok? Quindi Tra i miei l'altro, bimbi un se po' qualcuno vuole saperne di più del dottor Carloni, abbiamo già pubblicato su questa pagina sì, proprio la presentazione. Adesso nei prossimi giorni usciranno poi quelle di tutti gli altri relatori, quindi andate a dare un'occhiata, perché veramente anche il certo. curriculum Infatti di Carloni è interessante, soprattutto perché lavora molto, molto anche con molto. le erbe, l'erboristeria, che è una delle Esatto. Mi è dispiaciuto purtroppo non poter annoverare moltissimi altri professori che mi avevano chiesto, diciamo, di poter partecipare come relatori, ma il tempo a disposizione era quello. Comunque ci sarà motivo di averli anche come ospiti non parlanti, però ci sono, quindi mi hanno fatto anche questo regalo e quindi questa è una cosa molto bella. Ho detto i miei bambini perché sono capricciosi, capricciosi nel senso che quando io gli chiedo poi le cose o disquisisco con loro su alcune tematiche, nicchiano, quindi mi mandano in ritardo le slide, fanno tutte queste cose, però alla fine siamo riusciti a quadrare ma tu il nel tuo cerchio. ruolo di direttore scientifico devi proprio fare Eh tutta sì, questa appunto, roba, devi appunto. occuparti Infatti, anche di questo. assolutamente, Quest'anno non hai infatti ho voluto fare detto. un intervento, adesso vediamo, secondo me però qualcosina, Ma,
Chiedi, quest'anno, perché secondo me ci vuole un intervento del professor Gianfrancesco. Se qualcuno desidera, scrivetecelo, che vedremo di farlo parlare, perché quest'anno ha fatto il birichino, ha detto che non vuole fare l'intervento. Esatto. Per lasciare spazio agli quest'anno altri. Voglio soltanto presentare voi, che siete veramente ecco, le guest star. Guarda, vedi cosa dicono qui, dalla regia. E quindi anche se diciamo il 2024 è l'anno della mia pensione, nel senso che diciamo che abbasserò quelle che sono le mie giornate lavorative e lavorative, però diciamo l'organizzazione di questo convegno mi ha veramente stimolato in tanti cose, come anche la grossa bellissima cosa che la dottoressa Giovetti ha voluto di che io fossi un docente della sua accademia. Io sono stato onoratissimo di preparare due corsi molto belli, a mio avviso, non perché li ho fatti io, ma perché insomma le tematiche le conosco molto bene, che riguardano uno l'oligoterapia catalitica e uno la medicina tradizionale cinese come prima introduzione e la dietetica orientale. Quindi queste cose diciamo che sono quelle che hanno ampliato un po' le mie giornate con molto piacere. L'altro relatore, soddisfatti su infatti, no, sono contento per quello, sono contento. Diciamo che come vecchio dinosauro, diciamo che ho piacere che le giovani leve si avvicinino alle materie naturali, alla naturopatia. Proprio l'Accademia del Naturale è una delle scuole, diciamo, migliori che io abbia avuto la fortuna di conoscere. Io ho insegnato in tante altre strutture, ma questa veramente lo dico col cuore, non faccio del, diciamo, non voglio fare il ruffiano, però è veramente hanno una marcia in più, come la sua presidentessa. Infatti la sua Abbiamo presentazione, non hanno, abbiamo, perché tu la sei sua parte integrante. presentazione al suo convegno vi stupirò con effetti speciali. Va bene. Oddio, aiuto! Verrò con Visto che l'anno scorso mi hai fatto fare da valletto col tuo piede finto, ecco, allora anche quest'anno sono il mio piede finto, preparatevi. quest'anno tocca a me la palla. Va bene. L'altro relatore molto importante, adesso è in via di definizione questo per quanto riguarda la nutrizione. Nutrizione però Parliamo decisionale. magari in un'altra occasione perché abbiamo ancora un attimo di Sì, esatto, abbiamo ancora chiarimenti così. su questo intervento. Su questi chiarimenti. Poi avremo un altro intervento molto molto bello della dottoressa Delzoro che ci è stato offerto da uno dei nostri sponsor. Io ho avuto il piacere di ascoltarla preventivamente, prima naturalmente di visionare i suoi documenti, e ci parlerà veramente di un aspetto importante legato alle depurazioni. Quindi le depurazioni Zora noi del sappiamo buono, tutti stai quanti. dicendo? Zora del buono, vero? Perché non ho Sì, Fiora capito del bene. Buono. Zora Sì, del sì. buono, per dire E correttamente il lei, nome. in questa relazione introduttiva che lei farà, ci avvicinerà a quelle che sono tutte le tematiche legate proprio a uno dei cavalli di battaglia della depurazione del terreno, che proprio nell'ambito della naturopatia, del naturopata professionista, diciamo, deve essere, diciamo, una pietra miliare. Ecco. E quindi lei ci introdurrà proprio su quella che è uno degli organi emuntori principali, che è proprio il fegato. Il fegato in medicina tradizionale cinese è legato alla primavera, quindi siamo proprio in piena, diciamo, struttura didattica, ok? Quindi questa è un'altra cosa molto molto bella. Molto. L'altra relatrice l'avete qua davanti, è la Ecco, dottoressa allora la Giovetti. mia, quella dopo che sono io, aspettiamo dopo perché volevo farvi Ah, va bene. qualche chicchettina. Ah, E ok. invece, Allora siccome vedo qui dietro le quinte che c'è Roberta, se lei è pronta, io la faccio entrare certo. così presentiamo a Ecco, sorpresa perché mi aveva detto eccola qua. che io non conosco personalmente, avrò il piacere di conoscerla quel giorno lì. Chiedo alla dottoressa Marzola però di attivare il suo microfono perché se no non mi può Ah sì, è vero, rispondere. Ok, ok. Giusto, giusto, perfetto. l'avevo chiuso prima perché non sapevo se magari dietro le quinte si sentisse Bene, ugualmente ok. qualcosa. Quindi, Ah, boh, non lo so, credo di no, comunque non abbiamo sentito secondo nulla. me.
No, Ecco, vedi, qui quindi ci sono già persone che ti salutano, che ti conoscono, la Dani che ha fatto la classe insieme, che adesso due beh, parole magari le dico io per presentare Roberta, perché certo, abbiamo e fatto quindi insieme un bellissimo lavoro di collaborazione. esatto, e quindi avrò piacere di conoscere la dottoressa Marzola di persona, al 21, non l'ho mai sentita relazionare, ma naturalmente penso che Silvia non abbia sbagliato, Sì, io l'ho assolutamente. sentita. E l'intervento sarà molto interessante, immagino, e quindi lascio la parola a voi e per il momento mi ritiro nelle mie stanze. Ah, vuoi uscire da qui? No, ti lascio. No, Vuoi no, no, uscire? no, no, io Ah, ascolto. no, pensavo No, volessi andartene no, mi dalle. taccio. No, no, mi Ti metti anche taccio. dietro le quinte se vuoi, ma Sì, stai pure lì. esatto. Tiro una tenda, va, tiro una tendina. Mi No, taccio e tranquillo. ascolto. No, io ho tanto piacere di vedere Roberta anche di persona di nuovo perché abbiamo condiviso insieme alcune esperienze a Fuerteventura, poi anche qui a Castelfranco, perché Roberta, adesso lascio la parola a te per presentarti magari su quello che può essere il tuo contributo in questa occasione, ma voglio sottolineare il fatto che ho scelto proprio di chiedere a Roberta di essere presente per portare anche un qualcosa di diverso nel congresso, nel convegno, perché c'è tutta una parte, come diceva Giuseppe, che è molto interessante anche a livello proprio didattico, formativo e anche proprio su tematiche di tipo scientifico. E questa è una parte che a noi piace e ci interessa molto. Però, lavorando sul benessere, noi abbiamo bisogno di un contributo anche da altre parti. Se vogliamo parlare di olistico, se vogliamo parlare di integrità, se vogliamo parlare di completezza di un intervento anche nei confronti dei nostri assistiti, pazienti, clienti, vogliamo chiamarli come vogliamo, c'è bisogno anche di un'altra parte, che può essere anche la parte energetica, no? E quindi Roberta, che è un'esperta in questa materia, potrà portare davvero un grandissimo contributo. Io ho conosciuto Roberta tramite Access Consciousness, che è appunto una disciplina, non so, non mi piace chiamarla disciplina, è un metodo, un approccio che si basa sulla consapevolezza e che mi ha colpito profondamente, ha lasciato proprio un segno in me da quando ho fatto la conoscenza tramite appunto Roberta di questo metodo e quindi ho proprio chiesto di portare un contributo di questo tipo nel nostro convegno. Quindi ti lascio la parola Roberta, così potrai dire quello che ti Grazie. senti più utile in questo momento per tutti, come contributo bellissimo, insomma. Grazie mille Silvia. Intanto mi presento super velocemente anche, come dire, per contestualizzare un po' la mia presenza qui. Possiamo dire che sì, opero nel settore del benessere con delle tecniche che esulano un po' rispetto a tutto ciò di cui avete parlato finora, ma sono perfettamente integrabili. Io nasco come giornalista, professionalmente parlando, più di 20 anni fa, ma non facciamo i conti esatti perché non è il caso. E, nello stesso periodo mi approcciavo anche al mondo della spiritualità e quindi sono, diciamo pure, 25 anni che esploro tecniche, esploro modi diversi di stare al mondo, per essere estremamente sintetica. E quello che ho constatato è che c'è una parte cognitiva che caratterizza quello che può essere il nostro lavoro, quello che può essere anche il nostro approccio al benessere, quindi quello che sai, quello che hai studiato, quello che metti in pratica sulla base di quella che è la tua esperienza. Al tempo stesso c'è una parte che potremmo definire energetica, che esula da tutto questo, esula da quanto hai studiato, cosa hai studiato, con chi hai studiato, qual è la tua esperienza, quindi esula dall'aspetto mentale e cognitivo. Questa parte energetica è una caratteristica comune di tutti gli esseri umani, naturalmente, ed è una parte che molto spesso non viene inclusa nella professione, ma in generale in qualsiasi ambito della nostra vita. È una parte che ci permette di essere più presenti, qualsiasi cosa noi facciamo. Di essere anche più efficaci, perché se io includo il mio essere, e tu sai benissimo, Silvia, che Access Consciousness definisce l'essere come qualcosa di infinito, quindi che ha accesso a delle consapevolezze che sfuggono alla nostra parte mentale, sfuggono alla nostra parte cognitiva. Quindi se includiamo delle consapevolezze che molto spesso non sappiamo nemmeno di avere, riusciamo ad avere un approccio completamente diverso in qualsiasi area della nostra vita,
tanto più in un settore così delicato come quello della cura e dell'approccio al benessere. Nel momento in cui utilizziamo degli strumenti che durante il convegno, durante il mio intervento condividerò, riusciamo ad accedere a queste consapevolezze, a questo sapere, a questa maggior presenza con un'immediatezza che è qualcosa di molto spesso sconcertante. Io definisco Access Consciousness un acceleratore di cambiamento. In realtà Access sta per accesso e Consciousness consapevolezza. Quindi di fatto tutti gli strumenti che Access Consciousness offre sono degli strumenti che potenziano la propria consapevolezza. Diciamo che operiamo nello sviluppo del potenziale umano. Quindi potete immaginare qual è la differenza fra un operatore, qualsiasi sia la sua provenienza, che opera nell'ambito del benessere e crede di essere solo ciò che cognitivamente sa di essere, quindi laureato in, diplomato in, che ha fatto certi percorsi, e invece un operatore che oltre a tutto questo include e riconosce il suo innato sapere, perché tutti noi abbiamo un sapere, si suol dire che nessun medico è migliore di noi stessi, quindi nessuno può sapere esattamente qual è la nostra situazione. Il punto è che spesso lo ignoriamo, spesso fingiamo di non sapere che inizia esattamente, ci tappiamo tutti i sensi disponibili, quindi fingiamo di non sapere dove stiamo andando, quanto a volte stiamo andando anche alla deriva, non ci ascoltiamo più, quindi finiamo per rivolgerci a qualcuno di esterno. Quindi noi per primi, per la cura della nostra persona, nel momento in cui attingiamo alla nostra consapevolezza, abbiamo più presenza rispetto al nostro stato di salute. Immaginiamo poi quale contributo possiamo essere come operatori nel momento in cui questa maggior consapevolezza viene messa a disposizione anche delle persone, dei clienti, dei pazienti che poi andiamo a ricevere. Access Consciousness è fatto di strumenti estremamente pragmatici, quindi si tratta di formule verbali che possono essere utilizzate durante un qualsiasi colloquio, per esempio, o prima di ricevere il cliente, per esempio, e che ci potenziano. E ci potenziano senza che ci stiamo sopra a pensare, a cercare risposte, a cercare un modo per. Ci potenziano per il semplice fatto che li utilizziamo. Adesso qui non mi dilungo Oh, nella dobbiamo spiegazione finire la di qui. cosa sono, teniamo un po' di suspense anche per l'incontro, ma quello che volevo focalizzare è che sono strumenti veramente pragmatici, veloci, a disposizione di chiunque, tant'è vero che i bambini li utilizzano quasi in maniera spontanea. Quindi quello che vorrei fare durante appunto il mio intervento è condividerne qualcuno in modo tale che diventino immediatamente applicabili per chiunque sceglierà di utilizzarli. Che bello! Sono curioso. Bene, se vogliamo dare, diciamo, una chicca, diciamo che Access, quello che ha appena esplicato Roberta, è l'enzima della nostra consapevolezza, un acceleratore Wow, praticamente. bello! Mi piace! Bella definizione. Come un enzima! Sì, è vero, grazie Giuseppe per questa. Come dire, similitudine, simbologia interessante. Beh, sai, l'analogismo fa parte di quello che abbiamo sempre cercato di far comprendere, soprattutto per quanto riguarda le medicine tradizionali, quindi anche le medicine orientali. Il ragionamento analogico molte volte ti mette nella condizione di bypassare quella che è la tua cognizione vera e fine a se stessa, eh? Ti fa esplorare qualche cosa. Io mi ricordo una piccola cosa, ma giusto così perché si fa tanto per parlare. Mi ricordo che quando io insegnavo a San Marino, nei post laurea, quando gli studenti chiedevano delle cose o cercavano di capire magari determinate terminologie, quindi nel ragionamento analogico, dico: il primo libro che voi dovete aprire è il vocabolario, cioè andate a vedere esattamente la parola, che cosa vuol dire. Cioè, quello che esplica esattamente tutta quanta la verbalità legata proprio alla parola, e quindi anche la concezione del capire un qualche cosa che magari si dà per scontata e invece non è. Ecco, detto questo, ma giusto perché Roberta ha introdotto questa bellissima cosa,
che sarò molto curioso di sperimentare. Ecco, sì. Quindi mi sa tanto che diventerò anche le segnature. Diventerò un vostro allievo, perché è una cosa che certo, prima o poi anche tu dovrai fare parte sono più anziano di tutti, però voglio dire. Cioè. Ma io credo che Silvia abbia già iniziato a usare gli strumenti anche solo per l'organizzazione di questo convegno, quindi gli strumenti di Access Consciousness, quindi secondo me qualcosa è già arrivato. Ecco, saluto anche Alessio, saluto Ida, saluto Federica che sono arrivate dopo, Dani mi avevano detto che avrebbero fatto una capatina, quindi grazie per essere qui. Mi ricorda molto, volevo dire solo questo perché mi si è proprio accesa la lampadina, delle segnature delle erbe, delle piante. Cioè noi quando pensiamo ad una pianta, per ricordarcela, per sentirla e per viverla, abbiamo in mente la segnatura, quello che porta la pianta, l'informazione, che è un po' come lo spirito, come l'anima di quella pianta, il colore, la forma, il comportamento. E quindi, insomma, è tutto molto bello visto in quest'ottica, che va un po' al di là della mente e dello studiarsi una tecnica, che per l'amor di Dio è importante farlo, ma c'è tanto altro dietro. Quindi Roberta darà quella conclusione, secondo me, quella chicca, quella ciliegina che porterà un bel contributo a tutto questo evento. Quindi sono davvero vediamo contenta. Vediamo l'ora di ascoltarla, assolutamente. Sì, sì, sì. Io vi ringrazio tantissimo per l'invito, sono onorata. Sono a dire il vero anche un po' fuori dalla mia area di comfort, perché normalmente insegno queste tecniche a chi sceglie di imparare queste tecniche, ma sono estremamente grata di poterle condividere anche al di fuori delle persone che hanno scelto esplicitamente di impararle, perché sono convinta che possano veramente fare la differenza per un'infinità di situazioni, assolutamente. Ottimo, bene. Quindi il tuo intervento, ci vuoi ricordare il titolo? Vabbè, magari lo leggiamo. Guarda, mi sono aperta prima la locandina perché io e la memoria viviamo su due. È un titolo che dice tantissime cose, vai allora così. Oltre le tecniche, il contributo energetico dell'operatore del benessere. Esatto. Quindi perfetto. Cosa può portare oltre alla tecnica un operatore? Che è tanta, tanta roba, soprattutto per chi ama la naturopatia, ama essere un operatore in tutte le discipline, chiamiamole discipline, nel benessere. Quindi, insomma, ci sta davvero tanto. Quindi, ancora grazie, noi ti aspettiamo e se hai piacere comunque di dire qualcosa, se vuoi rimanere, insomma, ti lascio... Come ti accennavo, Silvia, domani mattina parto prestissimo per Roma, ho ancora un po' di cose da fare. Quindi continuerei ad ascoltarvi dalla live, vi saluterei da questo spazio di diretta, insomma. Ottimo, quindi allora noi ci riaggiorniamo, tanto io e te ogni tanto ci sentiamo per altre cose e nei prossimi giorni poi, non te l'ho ancora chiesto, ma ti chiedo, anzi no, forse te l'avevo già chiesto, un piccolo curriculum tuo e una foto, così farò poi girare anche la tua presentazione sulla pagina come poi stiamo facendo di tutti i relatori, quindi manca ancora qualche tassellino, ma piano piano mettiamo fuori tutto. Vogliamo fare in modo che le persone arrivino già, come ho scritto nella mail l'altro giorno, con la colina in bocca, quindi dopo è più gustoso tutto quello che mangeranno durante il nostro convegno. Bene, allora grazie Roberto ancora di essere stata con noi. Grazie mille a voi, complimenti per questo lavoro, grazie a chi è stato presente. E mi fai uscire tu, Silvia? Adesso guardo come funziona. Sì, chiudo io la finestra, cosa più facile. C'è stato scritto espelli dallo studio. Va bene. Ciao Roberta, grazie ancora. Buonasera. Ciao. Ok, perfetto, quindi rimaniamo noi due. Saluto anche la Cri, ciao Cri, una delle nostre organizzatrici dell'anno scorso che quest'anno purtroppo ha degli impegni personali, quindi sarà purtroppo non molto presente, però spero che Cri tu possa almeno venire e stare in nostra compagnia il giorno del convegno, perché l'anno scorso ci ha proprio aiutato tantissimo nell'organizzazione, è stata veramente tutti con grande contributo. Insomma, ciao Cristiana, un abbraccio. Ti aspettiamo davvero con il cuore e saluto anche Alessia che dice che starebbe qua delle ore ad ascoltarti. Vedi che
grazie per averlo scritto, Alessia, perché davvero anche nei corsi uno non si stanca di ascoltarti, quindi insomma davvero tanto grazie, interessante. Che carine che siete, grazie, vi ringrazio tanto. Quindi bene. Allora avevamo da presentare l'ultima, no, la diretta è finita, no, la diretta è finita, basta, perché i docenti sono finiti, quindi possiamo andare. Neanche il mio piede, posso dire? No, esatto, manca il piede. Qua. Paola, ciao, grazie anche a te per l'invito, cioè per esserci qui. Ecco, lei fa tanti cuoricini, vedi? No, ti aspettiamo, speriamo che stia bene, perché ha delle persone che di cui deve prendersi cura, e insomma ci sono quei momenti particolari, ne sappiamo qualcosa tutti, anche noi. Comunque, allora, adesso mi presento io, mi presenti te, però non come dici che mi presenti al convegno, perché sennò me ne vado, mi autoespulgo lì, come si dice, mi espello. Ok, tanto la tua presentazione, mi sono già fatto le cartelline, la tua è la più lunga, quindi non so quanto tempo avrai per il tuo intervento, praticamente niente, perché... No, ma io sono ancora... Allora, ti devo dire una cosa, confesso, tanto qua non c'è nessuno, io e te. Allora, non ho ancora fatto l'intervento. Non avevo dubbi. Non so neanche cosa dirò. Ecco, perfetto. Perché ho talmente tante cose da dire... Che mi esplodono nella mente, cioè sono in connessione con la riflessologia in un modo pazzesco in questo periodo, no? Tanto più che anche oggi ho detto devo dire qualcosa, perché la riflessologia mi arriva nella testa e mi dice devi fare questo, adesso fai il corso, cioè mi si sta impossessando di me, cioè non sono io che decido, è lei che mi dice esci questo, da questo piede, insomma esci da questo piede il mio super piede. Allora ho detto chiedo un po' in giro, infatti oggi per esempio è venuta qui Federica, che credo sì che sia ancora qua con noi, e gli ho detto Fede, ma che cosa devo dire, dimmi tu, dammi un suggerimento. Allora lei mi ha dato un suggerimento e io ho ascoltato molto volentieri, poi ho parlato anche con una cara amica che mi aiuta qui, che viene a contribuire un po' anche all'Accademia, fa parte del mio staff, del mio team, che prima o poi presenterò, e anche lei mi ha dato, anzi no, lei non è che mi ha dato un suggerimento, lei mi ha, se vi faccio vedere, mi ha praticamente edotto, cioè ho scritto appunti, nel senso che io non voglio fare un intervento tipo che dice per fare la riflessologia plantare, come dicono in tanti, bisogna prendere il piede della persona e fare questo tipo di movimento, perché il piede è un organo che ha molti recettori, e quindi massaggiando, sì vabbè, ma lo sappiamo tutti, cioè. Io non voglio fare un intervento così, io voglio fare un intervento con i fiocchi, una roba che però ancora non ho capito che cosa sarà. Quindi sta arrivando tutto, lo devo solo mescolare e incastrare. Per cui voglio proprio prendere spunto da quello che sono le curiosità delle persone, in modo da portare un contributo veramente contributivo, cioè quello che realmente le persone vogliono sentire della riflessologia, perché molti non sanno cos'è, molti la praticano ma magari in un modo diverso, molti non ci credono, ce la fanno perché si rilassano, però non hanno ancora ben chiaro magari quale può essere la modalità per cui può essere utile. C'è chi l'ha provata ed è stato benissimo e non si sa spiegare perché, e quindi insomma è davvero una tecnica molto interessante. Quindi adesso, al di là di questa piccola confidenza che ho fatto, se insomma vuoi dire qualcosa tu, altrimenti certo, una delle nostre relatrici di punta, a parte tutto, è quella che a me piace definire la nostra Wonder Woman, ok? Perché gli manca soltanto il mantello, gli stivalini rossi e poi dopo va a farsi un giretto per i cieli, vista che la sua anima bellissima spazia veramente nell'universo in una maniera molto bella, leggera, professionale, ma soprattutto vera, perché Silvia, oltre ad essere una persona professionalmente integra e preparata, è soprattutto una bellissima persona, e questo ci tenevo a sottolinearlo, perché è esattamente la verità.
professionalmente parlando ha qualche lacuna, ma insomma dovrà studiare un pochino, però adesso vedremo un attimo di metterla. Hai ragione, non si finisce mai di imparare, mi sento a volte, però... Allora, sto sviluppando un talento che ho imparato in Access Consciousness, che si chiama traslitterazione, cioè imparare le lingue straniere senza studiarle, e funziona. Quindi adesso mi sto allenando. Bene, perfetto. E un'altra cosa importante è che Silvia, oltre ad essere la fondatrice e la presidente di Accademia del Naturale, è una bravissima professionista, una erborista prima e una naturopata professionale dopo, ma insieme anche, e quindi diciamo che abbiamo la possibilità di poterla ascoltare in uno dei suoi interventi legati proprio alle riflessologie plantari. E le riflessologie plantari, come ha detto giustamente lei, non si devono limitare solo ed esclusivamente nell'ambito delle riflessoterapie come una mera descrizione di quelle che possono essere le tecniche, i punti o altre cose. Cioè è proprio un aspetto filosofico che deve essere improntato nelle persone che ricevono un trattamento, cioè farle entrare consapevolmente in un distretto, diciamo, chiamiamolo così, terapeutico, un po' diverso dal solito, e quindi anche il fatto stesso di toccare il piede di una persona ha un senso profondo, soprattutto per quanto riguarda, diciamo, quelle che possono essere alcune reticenze molte volte, diciamo, delle persone. E quindi lei ha una grande maestria in questo, e quindi sarà veramente molto bello poterla ascoltare, quindi non vedo l'ora di visionare le sue slide, perché anche lei non si può esimere dalla direzione scientifica, perché io ho bisogno che le guardi, perché naturalmente è come al solito. Ah, te le manderò al 20, se vuoi. Ecco, esatto, al 20, così lavoreremo anche la notte, e quindi sicuramente anche lei sarà una, diciamo, sostenitrice di quella che è la filosofia proprio della scuola di Accademia Naturale e dell'anima del convegno. Cioè un supporto vero, determinante, scientificamente provato e validato, ma soprattutto un percorso umano, cioè considerare l'uomo al centro di una miriade di sensazioni, da una miriade di complicazioni che possono essere eventualmente mediate e regolarizzate attraverso le tecniche della medicina naturale, della medicina integrata, della naturopatia professionale. Quindi questo, diciamo, è, diciamo, il compendio di quello che sarà i relatori che quest'anno abbiamo voluto fortemente, abbiamo scelto di partecipare a questa edizione. Per quella che sarà l'edizione del prossimo anno ne avremo ancora degli altri che sicuramente non vi deluderanno, e speriamo naturalmente di avere ancora il vostro sostegno e di avere il supporto anche delle aziende che hanno creduto in Accademia Naturale, hanno creduto nella specificità dei relatori e delle loro competenze, e hanno creduto anche in me, che da moltissimi anni, diciamo, che sono sul pezzo. Ecco. E quindi ancora per un po' dovrete sopportarmi, ma va bene così. Ecco, io ho, diciamo, concluso la nostra, diciamo, presentazione per quanto riguarda questo convegno, e veramente, guarda, dalle adesioni che abbiamo avuto, sì, e dalle proprio iscrizioni, mi sa tanto che quest'altro anno noi la sala dovremo ampliarla, perché siamo vicini al sold out, quindi ho sì, dovuto abbiamo far aggiungere... scelto la sala, abbiamo voluto dare grande più grande l'anno scorso, sì, però quest'anno abbiamo avuto, sì, davvero un'altra cosa importante è che proprio oggi mi hanno contattato alcuni degli sponsor che per il materiale divulgativo, quindi tutti gli astanti, i partecipanti avranno, si porteranno a casa veramente del materiale fluibile, quindi con delle campionature di alto livello, e quindi questo è anche molto importante, quindi mi sa tanto che tutti quanti andranno a correre con delle belle borse piene di cose, di che fogli, bello, che questo brossure, è da un po' che non si vede, perché esatto, io mi ricordo i primi anni dei congressi, infatti, tu andavi a casa con le buste piene di roba, ultimamente niente, c'erano solo delle carte, due cartine. Infatti quest'anno,
due direttori commerciali dice soltanto perché ce lo chiede lei lo facciamo, dico no, voi dovete farlo, perché grazie. I nostri partecipanti si meritano questo ed altro, e quindi sono molto contento anche di dire questo. Quindi li avremo all'interno della sala in fondo, e quindi dove tutte le persone nei break che avremo a disposizione, sia quelli offerti da Accademia Naturale che quelli liberi per quanto riguarda il pranzo e i coffee break, dopo potranno tranquillamente rivolgersi al desk, essere omaggiati di queste cose. Alcuni li avranno prima, come i badge o altre cose, la cartellina congressuale, insomma avremo veramente una bella cosa. Avremo delle hostess che quest'anno ci hanno accompagnato ancora una volta, e quindi anche loro hanno già il loro bel da fare, e quindi sarà una bellissima cosa, assolutamente. E poi abbiamo anche il fotografo professionale quest'anno, esatto. Quindi avremo quest'anno le foto, vogliamo del materiale, tutti persone... dai insieme a fotografarci con i nostri allievi, esatto. Della scuola, con i nostri amici, certo. I nostri tutte colleghi. Le persone che vorranno farsi una foto con la dottoressa Silvia Giovetti lo potranno fare direttamente, e sarà una foto da, diciamo, da album, ecco, va bene. Certo, dopo li metto su te, faccio, creo un bellissimo album, soprattutto per, esatto, gli allievi, che davvero sono proprio, esatto, curiosa di stringere, bello, anche bello, coloro che non ho ancora incontrato e conosciuto, ma anche quelli che ho già visto. Ma so che ci sarà qualcuno che arriva anche da molto lontano, qualcuno che è qua presente, che arriva già abbastanza dal sud Italia, nel senso, sì, che deve fare un po' di strada, ma anche vengono dalla Sardegna, Sicilia, vengono dalla Sicilia. Sì, già gli aerei prenotati, hanno già prenotato le stanze, quindi una bella cosa, questo, sì, mi ha fatto molto, siamo piacere. Felici. Per iscrivervi adesso, io ve lo dico lì, ma tanto, ecco, sì, trovate tutti sotto tutti i miei post, sia quelli che metto sull'Accademia del Naturale, sia quelli che condivido sul mio, anche chiedetelo a noi personalmente, tanto i numeri bene o male, ho visto che tutti voi più o meno avete i nostri contatti, e se non l'avete ancora fatto mandate il modulo per la vostra iscrizione, poi la nostra segreteria vi risponderà nell'arco di qualche giorno, e tra più o meno una decina di giorni vi arriverà poi una mail chiedendovi una definitiva conferma della vostra partecipazione, perché il convegno è gratuito quest'anno, abbiamo proprio voluto renderlo gratuito, e quindi riceverete poi il biglietto vostro o dei vostri accompagnatori, perché diverse persone poi arrivano con qualche accompagnatore, quindi poi potrete arrivare quel giorno presentando il vostro biglietto, quindi sarà tutto ben organizzato. Quest'anno abbiamo fatto un'organizzazione perfetta, grazie a Serena, la nostra Serena, super Serena. Da ringraziare, santa donna. Santa Serena. Ok, va bene. Allora, bene, per concludere, perché ho promesso un piccolo intervento per quanto riguarda la riflessologia, che non ha a che fare con il convegno, perché lì, come vi dicevo, voglio fare una cosa un po' diversa, ma volevo dare proprio qualche tecnica a chi è qui, perché direi che diverse persone che sono qua presenti sono anche proprio appassionate di riflessologia, diversi di loro la praticano, diversi di loro la stanno studiando, quindi ho detto ci metto qualcosina, tanto anche chi non se lo può vedere in questo momento rimane comunque la registrazione, quindi state pronte, non preparate il piede finto, perché allora voglio dire questa cosa, molte allieve, ciao Giorgia, ciao Amanda, ciao Sabrina, ecco, non vedo l'ora che arrivi il 21 aprile, grazie Carmen, anche noi davvero siamo emozionati proprio quest'anno, veramente. Ciao Carmen, che piacere. Non comprate il piede finto. No, quello, cioè, è mio. Allora, tutti gli allievi, quando stanno studiando il mio corso di riflessologia, i miei corsi, perché ce ne sono due, mi dicono: Silvia, ma voglio comprare il piede. No, no, non compratelo. Questo piede serve a me per farvi vedere come dovete fare, ma voi dovete usare dei piedi veri, dovete avere delle cavie, avere delle persone, perché non è la stessa cosa che, ad esempio, avete presente quei piedi dove ci sono disegnati tutti i punti? Non vanno bene, perché noi dobbiamo trovare i punti sul piede
conoscendoli, cercandoli, perché se noi abbiamo un piede dove ci sono disegnati i punti, è un attimo. Poi quando ci troviamo il piede della signora che ha un problema, noi non sappiamo neanche trovarlo il punto. Quindi non compratelo, anche se li trovate su Amazon, potete comprarlo per curiosità, perché fa ridere, cioè non so se avete presente questo dito, come è fatto, però non serve, non è funzionale al vostro apprendimento, serve a me per potervi mostrare delle cose che voi dovete fare, ma procuratevi delle cavie, delle cavie vere, adulti, bambini, mariti, mogli, persone alle quali offrite il vostro servizio in modo da imparare voi e creare anche una possibile magari cliente quando sarete più esperti, no? Che potrà parlare di voi ad altre persone per divulgare questa meravigliosa tecnica, perché tutti hanno cominciato così. Io so che qui qualcuno l'ha fatto, perché ho visto già 3-4 persone che hanno cominciato proprio dal mio corso di riflessologia per avere diversi clienti nel proprio studio. No? Abbinato poi in una bellissima ottica integrata con le erbe officinali, con l'oligoterapia catalitica, con tutto l'approccio legato anche alla medicina cinese che si basa, di cui possiamo benissimo lavorare sul piede, come diceva prima Ida, mi sembra che c'è anche la riflessologia plantare che si basa sul metodo della medicina cinese. Possiamo abbinare gli oli essenziali, cioè, ma avete presente cosa si può fare in un trattamento di riflessologia? Si può veramente aiutare una persona in mille modi. Vi faccio vedere soltanto, per non trattenerci troppo a lungo, perché comunque io stanotte ho dormito veramente poco e sono molto stanca, ma ci tenevo tantissimo a portare questo contributo alla diretta, e qualche manualità. Cioè, per lavorare sul piede noi abbiamo bisogno principalmente delle nostre mani, di tutte e due le nostre mani, no? Quindi, al di là del nostro corpo, perché noi dobbiamo assecondare anche con il corpo il movimento che stiamo facendo, perché non è che siamo lì belli immobili e rigidi e lavoriamo con le mani sul piede. Ci deve essere tutto quello che siamo anche noi nel nostro trattamento, includere noi stessi per metterci anche in contatto veramente con l'altra persona, quindi accompagnare anche con il nostro corpo, con il movimento del corpo. La mano, le mani tendenzialmente appunto si usano tutte e due, anche se noi lavoriamo solo con una da un punto di vista del tocco, però l'altra mano è un supporto importante, perché non è che noi teniamo la persona là così e noi dobbiamo avere un supporto, cioè stiamo tenendo proprio la persona, gli stiamo dando una sorta di appoggio, di fiducia, di contatto già con la mano, che si chiama mano madre, in qualche modo sta tenendo fermo, sta accompagnando tutto il movimento. Quindi noi teniamo il piede con la mano madre e con l'altra mano, che solitamente è la mano che noi utilizziamo, io che non sono mancina utilizzo la destra, la utilizziamo per fare le nostre manovre. E le manovre principali che si utilizzano nella riflessologia plantare sono più o meno 5-6, poi ovviamente ce ne sono tante altre, ma le principali si possono anche riassumere in pochi minuti, in modo da avere un po' un quadro generale, no, della manualità che possiamo utilizzare durante un trattamento. Allora, il dito che si usa di più è il pollice. Il mio pollice ormai ha anche quasi la forma, perché tendenzialmente si utilizza in questo modo. Si piega solamente la prima falange del dito e si cerca di tenere il dito più dritto possibile, in modo da utilizzare proprio questo tipo di pressione. Adesso magari con il piede finto faccio un po' fatica a farvi vedere, però ecco, indicativamente si fa questo tipo di lavoro, no? Che si chiama questo movimento tipo ad uncino, poi alcuni lo chiamano anche in altri modi, ma è uno dei modi migliori per lavorare sul piede in modo incisivo, quando abbiamo proprio un punto che vogliamo intensificare il nostro lavoro e magari anche ruotare. Vedete che io sto facendo proprio una rotazione, quindi il dito è assolutamente appoggiato sul punto che noi intendiamo trattare e ruotiamo o in senso orario o in senso antiorario, questo si vede in base alle nostre esigenze. E questa è una delle manualità principali. In alcuni casi, ad esempio, che so, sulla parte della vescica, vediamo se riesco in questo punto dove c'è la vescica, possiamo lavorare invece con il dito proprio semplicemente appoggiato, quindi noi tocchiamo
la parte e facciamo una rotazione con tutto proprio il polpastrello. In questo modo abbiamo una presa molto più ampia e riusciamo a muovere e anche a drenare molto bene il punto, parliamo ad esempio della vescica, che quindi va anche aiutata ad esempio in uno svuotamento. A volte ci sono delle vesciche, le vediamo proprio la bollicina di gonfiore nel piede, no? Quindi lavoriamo ovviamente anche sul rene, tutta questa parte qua. Però ecco, per dirvi un altro tipo di manualità che può essere quella proprio del dito piatto appoggiato. Poi c'è una manualità invece che si utilizza nei punti precisi, ad esempio nelle ghiandole, come potrebbe essere l'ipofisi, che si trova qui nel punto dell'alluce. Voi guardando di fianco trovate una fossettina, vedete proprio che ognuno di noi ce l'ha in punti diversi, quindi abbiamo identificato l'ipofisi, che qua nel piede io ci ho fatto un segnettino rosso. In questo modo noi mettiamo la parte del dito vicino all'unghia, quindi insistiamo perché dobbiamo pungere, questo si chiama quasi un po' anche puntura d'ape, dobbiamo fare una specie di puntura perché abbiamo un punto molto piccolino sul quale dobbiamo intervenire, quindi agiamo con una parte appuntita e alle volte si possono utilizzare anche degli strumenti, che so, delle penne con la punta arrotondata, no? In modo da, so, questa è una matita, la prima cosa che avevo, ma in ogni caso l'importante è lavorare in un punto piccolo in modo intenso e stimolarlo, e come ghiandole vanno comunque stimolate, ad esempio l'ipofisi importantissima per il sonno, importantissima per gestire tutte le problematiche endocrine, importantissima per lavorare sull'asse ipotalamo ipofisi, sul rene ipotalamo ipofisi ovaio. Sapete quanta roba che si può fare in questo modo con la riflessologia su tutti i problemi legati appunto alla sfera endocrina, per esempio femminile o non solo, insomma, ecco, tiroide anche. E quindi abbiamo anche questo movimento qua. Poi ci sono altri movimenti che si fanno sempre con la nostra mano più che con il nostro dito. Adesso vediamo se riesco, mi metto in questa posizione e si fanno, ad esempio, qui lavoriamo sulla colonna vertebrale, no? Lavoriamo con un movimento a serpentino, cioè noi scendiamo facendo proprio come se fosse un serpente, no? Vedete? Scivola giù e in questo modo andiamo a stimolare ad esempio tutte le parti dove c'è una continuità, ad esempio la colonna vertebrale che si sviluppa durante tutta l'arcata del piede, no? In questa parte. Oppure nelle stesse parti che sono un po' lunghe, un po' diciamo che vanno accompagnate per un po', si può fare anche lo scivolamento, quindi utilizziamo proprio una pressione collegando il dito proprio alla pelle e lo andiamo a far scivolare in tutta la parte. Questo per esempio è uno scivolamento che si può fare anche sulla zona, che so, qui dove ci sono la parte delle mammelle, per esempio, no? Si fa uno scivolamento, adesso sono al contrario, comunque insomma, o tirando, strascinando, oppure anche spostandoci, sempre mantenendo proprio la pressione sul punto. Quindi questa è un'altra manualità molto interessante da lavorare per delle parti un pochino più piccole che vanno in qualche modo aiutate anche in un drenaggio, in una stimolazione. E quindi queste sono le principali tecniche. Poi di qua nasce tutta la magia, perché poi possiamo prendere il piede, afferrarlo, possiamo fare dei movimenti, ad esempio, di questo tipo, in modo da scioglierlo. Si possono fare anche dei movimenti proprio di pressione, di pompaggio del piede, quindi andiamo proprio ad accompagnare anche quando un piede è molto gonfio, no? Si fa magari un drenaggio in questo modo, accompagnando proprio qui per esempio in questa zona, no? Dove ci sono anche tutte le zone linfatiche, anche qua dietro, si fa un drenaggio, uno scivolamento di questo tipo per lavorare proprio anche sul gonfiore, in questo periodo magari anche in cui la circolazione magari ha bisogno di essere un pochino stimolata. E quindi ecco, queste sono le manualità principali che poi danno origine a tutta una serie di tecniche meravigliose. E la cosa bella proprio della riflessologia è quella che noi, partendo dalla problematica che ci porta la persona, non lavoriamo solo in quel punto, perché ad esempio arriva una persona e ci dice: ma io, che so, ho mal di testa, ok, posso lavorare sulla testa, la testa nel piede si trova in queste zone, no? E però noi dovremmo capire anche, facendo un'indagine insieme alla persona, ma anche un'indagine nostra
tramite il contatto, il tocco sul piede, dove c'è qualcosa che è in squilibrio. E quindi la persona, tramite questo messaggio che il corpo sta mandando, ci dirà che magari questo mal di testa deriva, che so, da uno stress, da una postura sbagliata, può derivare, che so, da un problema alla vista. Faccio degli esempi classici, no? Poi ovviamente ognuno avrà la sua lettura. E lavorando sul piede si va a lavorare indirettamente proprio non soltanto sulla testa, ma su tutti quelli che possono essere gli squilibri che hanno portato poi questa dinamica di dolore o di appesantimento o di fastidio che la persona sta percependo. E quindi ecco, poi comunque qui davvero c'è tantissimo da dire, tantissimo da parlare. E un'altra tecnica carina, che si usano anche molto le nocche del, quando poi un riflessologo lavora tanto, dopo un po' il dito fa anche male, quindi si possono usare degli strumenti, degli stick di legno per esempio, però le nocche, soprattutto appunto questa dell'indice, si può utilizzare nella zona ad esempio degli ovaio, dell'utero, ad esempio qua che ci sono la parte degli ovaie, si lavora con la nocca facendo questo tipo di movimento, no? Che si va proprio a in modo più incisivo, perché è un punto abbastanza duro, tende a essere rigido, non è come la parte interna del piede che è più morbida, no? Quindi si può insistere un pochino di più, oppure le nocche, in questo caso tutte e due, si usano anche per fare questo tipo di movimento. Questo piede fa ridere, però prendiamo il dito e lo tiriamo. Vabbè. Questo è divertente. Basta, non vi dico più niente, perché queste sono cose molto tecniche, però insomma volevo dare una piccola ripassatina anche a chi già sta studiando la riflessologia, e non so se da qua si riesce a capire, però mi sembrava interessante, no? Come approfondimento. Assolutamente. E qualcuno scrive questa cosa molto interessante, appunto, che Paola, con oli essenziali puri si smuovono emozioni che spesso tratteniamo. Quindi se noi ad esempio pensiamo al mal di testa, pensiamo alla persona stressata, magari ha bisogno anche solo di qualcosa che crea quell'armonia e quel momento di leggerezza, ad esempio la prima cosa che mi è venuta in mente è stata la lavanda, che si utilizza moltissimo per il mal di testa, è un classico, però effettivamente andiamo a dare un quid in più al nostro lavoro. E se la persona in quel momento è anche pronta a ricevere quello che noi gli stiamo dando, avremo sicuramente un contributo importante per il suo benessere. Quindi insomma, tante tante cose belle si possono fare. Grazie a te Dani, grazie anche a Serena che ci mette i piedini. E quindi insomma ci divertiremo. Adesso mi studierò un bellissimo intervento, spero, okay, che faccia piacere a tutti. E direi che, non so se tu hai qualcosa da aggiungere, Giuseppe. No, io di aggiungere oltre a quello che abbiamo già detto, direi di no. Posso soltanto dire che questa sarà un'edizione fantastica. Fantastica perché conosceremo tantissime possibilità per cercare di star bene, di star meglio soprattutto. Avremo dei momenti proprio di condivisione, e questa è un'altra cosa molto importante. E quindi qualsiasi poi possibilità ci fosse da parte di chi interverrà, da parte dei partecipanti, di fare domande anche al sottoscritto, se qualcuno avesse qualche, diciamo, desiderio di approfondire o magari qualche cosa che magari non sono riuscito a dire, oppure soltanto ascoltare. Però il fatto stesso di avere un'energia così buona, così potente, di tante persone che, diciamo, hanno come focus principale l'apprendimento, la curiosità, il fatto stesso di avere fame di nozioni e soprattutto alla portata di tutti, la farà da padrone quel giorno lì. Quindi il 21 di aprile vi aspettiamo tutti quanti, forti, belli, carichi, per cercare di vivere veramente una giornata fantastica. Io sono veramente contentissimo quest'anno, come tutti gli altri anni, ma quest'anno ancora di più. Non so perché, non me lo chiedete, perché non ve lo so spiegare. Però vi aspetto. Abbiamo l'universo che è dalla nostra parte. Abbiamo talmente tanto desiderato questo evento così, cioè proprio lo volevamo con quella serenità, con quella pulizia,
con quell'armonia che desideravamo tanto, e ci è arrivato. Poi arrivano comunque ogni giorno cose nuove, perché siamo davvero... Questa è una cosa di Access, che Roberta sia ancora dietro le quinte, credo che gli farà piacere sentire. Io ho tirato tanta di quell'energia, ne ho tirata tantissima, e infatti si vede che sta arrivando tutto quello che merita, ma non noi, che meritate voi che venite, che meritano i relatori che parleranno, che meritano le aziende che ci danno supporto, che meritano i miei allievi, perché tutti stiamo collaborando, abbiamo questa bellissima... siamo proprio davvero in un mood di unione, di grande scambio, di grande sinergia, di contributo l'uno all'altro, e questo si respira, cioè non c'è niente da fare, anche se uno vuole dire, vuole raccontare, ma se questo non fa parte di te, se tu non sei quello che dici, poi viene fuori, insomma, le persone sentono che qualcosa ti stona. Noi vogliamo essere quello che siamo, con quella pulizia e quella veramente interesse al bene e alla diffusione del bene, quindi insomma grazie. Venire al convegno, il quarto convegno nazionale, l'equilibrio armonico del pianeta umano, vi metterà le ali. Vedi, ascoltano tutti incantata, te, io non lo so, non c'è niente da fare. Vi metterà le ali, dai. Va bene, ok. Bene, grazie Giuseppe, grazie a tutti voi di essere stati qui. La diretta comunque rimane sulla pagina registrata, e quindi ve la potete rivedere. Se avete anche domande per quanto riguarda la riflessologia, chiedetemi, perché ho cercato di dare alcune piccole nozioncine per non lasciare, insomma, così volevamo dare sempre qualche contributo anche gratuito, no, a coloro che arrivano e che ci danno, fanno l'onore della nostra presenza. Supporti preziosi hai dato. Almeno lei mi sostiene, non è lui, non si ascoltano solo te. No, ascoltano te, figurati. No. Per quello che io darò spazio a voi, cioè io non voglio entrarci, io farò il presentatore quest'anno. Sì, te vai sempre il modesto. Adesso quest'anno secondo me ti tocca pure di fare l'intervento, adesso vediamo. Tira energia, tirate tutti energia perché anche lui faccia l'intervento. No. Quest'anno ho lasciato il mio posto molto volentieri, perché ho dato spazio veramente a persone stupende. Bene. Grazie mille. Bene. Anche ad Angela, e grazie a tutti voi per essere stati qui. Noi siamo disponibili sia per informazioni sul congresso, cercherò comunque, mandando le mail, anche le nostre, diciamo, collaboratrici, di darvi tutte le informazioni, però insomma ovviamente... fateci sapere qualsiasi dubbio o domanda, e poi ci vedremo presto nella pagina con tutti i contributi relativi ai docenti e ai nostri relatori. Perfetto. Allora, grazie a tutti. Buonanotte a tutti. Ciao. Grazie di tutto, arrivederci. Ciao.